Oggi ragazzi facciamo di necessità virtù, quindi dobbiamo andare a Milano, c'è un evento Motorola, ma ieri c'è stato un super evento targato Apple, dove hanno presentato i nuovi Apple Watch, le nuove AirPods Pro, nonché i nuovi iPhone, quindi ho aspettato a fare questo video, lo potevo fare volendo anche ieri sera, lo potevo preparare prima perché le novità si sapevano già in anticipo, ma mi sarei perso forse una delle funzioni più fighe che Apple ha implementato nei nuovi iPhone, solamente iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Sto chiaramente parlando del notch, ma come l'hanno fatto questo nuovo notch? Dynamic Island l'hanno chiamato addirittura, un nome super pro, con delle cose che effettivamente non si erano mai viste. Ma, c'è un grande ma, non è tutto oro quello che luccica, secondo me. Ma ve ne voglio parlare, utilizzando ancora la parola ma, in questo video, in questo vlog del giorno. Oggi, come vi ho detto, partirò a Milano, ma prima di partire dovevo farvi questo video. Quindi, mettetevi comodi, come sempre, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi tutte le recensioni, lasciate un mi piace se ci volete sostenere e ovviamente condividete questo video con tutti i vostri amici se vogliono comprare un nuovo iPhone. Iniziamo ragazzi a parlare di Apple Watch, quindi Apple Watch 8 nonché Apple Watch 8 Pro. Sicuramente Apple Watch 8 non è una rivoluzione, no? In ambito smartwatch, è qualcosa che va comunque a sostituire Apple Watch 7, ma secondo me la vera novità è Apple Watch Pro. Perché Apple Watch Pro? Perché finalmente Apple va a creare qualcosa di Pro. Va a creare qualcosa di veramente, veramente competitivo in ambito proprio di sport, creando un qualcosa di unico, a mio avviso, nonché un qualcosa di super premium. Attenzione! Costruito con dei materiali, come vi ho detto, premium, a me piace come estetica, come design, perché si differenzia dalla variante classica, ha il display piatto, questa è una cosa da non sottovalutare, a me dà noia, dà fastidio abbastanza il display curvo, e poi ha la particolarità di essere, come vi ho detto, un prodotto per professionisti, non per amatori, secondo me, dello sport. Quindi ci sono tutte delle caratteristiche all'interno dello smartwatch che ve lo fanno apprezzare se siete degli appassionati, ad esempio, di immersioni subacquee, oppure se andate molto in montagna per far trekking in maniera professionale. Insomma, se fate tutti questi sport che non sono sport normali che possono fare tutti, non è che tutti ci buttiamo e facciamo le immersioni. Quindi i cinturini, la cassa, il tutto è stato pensato esclusivamente per un pubblico premium e di conseguenza anche il prezzo, perché supera i 1000 euro. Io vi dico la mia opinione personale, come ve la dirò su tutti questi prodotti: comprateli se veramente li utilizzate al 100%, perché un Apple Watch 8 Pro, ragazzi, secondo me lo dovete acquistare se, come vi ho detto prima, siete davvero degli sportivi, ma non degli sportivi come me che va a correre 3 volte a settimana e fa 8 km. Cioè, basta un Apple Watch normale, basta un prodotto classico. Mentre, a mio avviso, se siete, come vi ho detto, degli sportivi tosti che vanno a fare questi sport anche estremi, allora potrebbe fare al caso vostro. Anche se dubito, a mio avviso, che rinuncereste al vostro Garmin di fiducia. Però sono opinioni puramente personali. I tasti sono personalizzabili, utilizzabili con i guanti, cinturini che si adattano, ad esempio ce n'è uno dedicato alle immersioni perché si può allargare. Si vede proprio che Apple ha voluto, a mio avviso, creare un prodotto di nicchia e che sia pro, che sia premium. Un po' come io amo questo Galaxy Watch 5 Pro, perché appunto si distingue dal Galaxy Watch 5 ed è un prodotto per chi cerca, come vi ho detto prima, qualcosa di più professionale. I prezzi sono incredibili, poi vi lascerò anche l'articolo completo in descrizione dove c'è scritto tutto. Ecco, la domanda è: Guerz, compreresti Apple Watch 8 Pro? No, onestamente no. Cioè, mi piace, è bello, sicuramente qualcosa di carino da avere al polso, ma io 1000 euro per uno smartwatch, onestamente, non ce li spenderei mai. Ma perché? Perché fondamentalmente non lo utilizzo. Cioè, a me piace spendere i miei soldi in cose che utilizzo nel quotidiano. Ad esempio, in questo istante sto utilizzando un cavalletto per vlog, l'ho pagato 150 euro, per voi potrebbe essere una cifra folle, per me invece è un cavalletto unico che ha 3000 funzioni ed è il migliore per vloggare. Tutto dipende, ragazzi, da come l'ho andato a utilizzare. Anche le AirPods Pro nuove, migliorata l'autonomia, sicuramente migliorato il sound, vanno provate, vanno testate perché non lo so come funzionano, quindi non so se suonano meglio, suonano peggio, eccetera, eccetera.
Sicuramente è un altro prodotto che va a migliorare un qualcosa che è iconico rispetto a un Apple Watch 8 Pro che è di nicchia. Le AirPods Pro sono un paio di auricolari in ear che hanno stravenduto, quindi ecco, quella secondo me potrebbe essere un'altra novità ottima che Apple ha presentato, ma va testata. Prima di parlare di nuovi iPhone, vi voglio anche dire che iOS 16 sarà disponibile per tutti ragazzi a partire dal 12 di settembre, quindi mettetevi comodi perché il 12 di settembre, presumo come sempre alle 19 di sera, uscirà per tutti iOS 16, chiaramente per gli iPhone compatibili. Parlando di iPhone, iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Posso saltare a piè pari il 14 e il 14 Max, che alla fine, secondo me, prendetevi un 13 Pro o un 13 Pro Max di quest'anno e sono migliori, cioè alla fine per me sono migliori in tutto e per tutto. Poi mi sbaglierò, ma questi nuovi iPhone 14 e 14 Max, secondo me, non hanno un cazzo da dire, ragazzi. Poi mi sbaglierò, vi ripeto, sarò molto, cioè parlo così di jet, eccetera, eccetera. Poi ne venderanno a quintali, non lo so. Però la mia idea è questa. L'idea mia di Flavio è che sono due prodotti che l'hanno voluti mettere a listino, ma che alla fine lasciano il tempo che trovano. Mentre ci sono state cose di iPhone 14 e 14 Pro Max, nonché, secondo me, dell'evento Apple, che chapeau. Perché chapeau, ragazzi? E non è perché ha fatto 570 gol, no. Perché Apple riesce a portare ai suoi eventi tutte le persone che io conosco, che vedo nel quotidiano agli eventi stessi, no? Ad esempio il lancio del Fold 4 e Flip 4 di Samsung, cioè li porta ai loro eventi e cioè, cambiano da così a così, riescono a creare un hype dentro questi di Apple che è pazzesco. Ma come cazzo fanno? Cioè, io vedo veramente della gente che sembra drogata di eccitazione a questi eventi che, boh, io vedevo tutti i video, tutti sorridenti, contenti, tutti urlavano, cioè persone che davvero toccano con mano magari un qualcosa di più innovativo come un Fold 4, sì, carino, per me è tanta roba, però ognuno la pensa come vuole, quindi bravi, perché davvero, ma non lo dico scherzando o essendo ironico, cioè come fanno marketing loro, ma a livello generale, ragazzi, non c'è nessuno, secondo me. iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Una delle novità principali, secondo me, dei nuovi iPhone è chiaramente la fotocamera a 48 megapixel. Quindi un sensore con più megapixel vi permette, ad esempio, di avere un crop 2x dell'immagine. Di conseguenza adesso avete la 0.6, 0.5, la 1x, la 2x, che è appunto un crop del 48 megapixel, il sensore principale, e la 3x. Le ottiche grandangolare e tele non sono state toccate, quindi sono le solite del mio iPhone 13 Pro. Le vere novità, tra virgolette, sono appunto i 48 megapixel, quindi avere anche la parte posteriore più grande su quell'ottica, del lato estetica, nonché anche l'autofocus sulla fotocamera frontale per vloggare. Questa è una cosa che su Samsung, ad esempio, c'è da 2-3 anni, caso, ma anche su altri Android ci mancherebbe altro. Quindi Apple la porta adesso sui suoi dispositivi. La famosa Dynamic Island, cioè aver implementato un cacchio di noce, ragazzi, più brutto del precedente, ma averlo reso talmente figo che è stata fatta passare giustamente come la novità più bella del keynote. Hanno fatto qualcosa di figo, c'è un cazzo da fare. Cioè, secondo me, come l'hanno implementato è veramente una cosa bella, esteticamente, figa, alle volte anche utile, perché secondo me se dietro ci costruiscono sviluppatori di terze parti le loro app, si può fare qualcosa davvero davvero di figo. Quindi sotto questo profilo anche lì c'è poco da dire. Ci sarebbe molto da dire sui prezzi, perché si parte dal 128, 256, 512, 1 tera. Ragazzi, questi iPhone costa sempre di più. Abbiamo sforato i 2100 euro. L'ho superato anche sulla versione da 1 tera. Sempre più per i ricchi questi iPhone, sempre per chi va a finanziare, cioè chi va a fare il contratto con un abbonamento o chi comunque va a spendere i propri soldi con le formule dei vari abbonamenti. Insomma, è classica la cosa, ti portano a far questo. Tra l'altro, gli ultimi dati di mercato, gli smartphone premium stanno aumentando, cioè paradossalmente si vendono meno gli smartphone da 200 euro e si vendono di più gli smartphone da 1.300-1.400. Anche lì, io non ci sto capendo nulla, ragazzi, su questo mercato. Domanda classica, Guerz, compreresti
o meglio comprerai iPhone 14 Pro o Pro Max o rimani col tuo iPhone 13 Pro? Vi do due risposte. Perché vi do due risposte? Ho bisogno di dirvi due cose. Come Evo Smart comprerò iPhone 14 Pro. Questo perché? Perché vi devo portare alla recensione nonché versus nonché contenuti. Quindi a livello lavorativo devo comprarlo. Quale comprerò? Sicuramente 256 e colorazione viola, perché tifoso della Fiorentina, mi fanno la colorazione viola, la devo comprare. Risposta da non Evo Smart, quindi da Emanuele, da Guerz, da come privato, da utente che ha un iPhone 13 Pro. Non lo cambierei mai. Cioè mi terrei il mio iPhone 13 Pro e passerei a un altro iPhone, perché ancora dopo un anno è performante, perché alla fine le novità non sono così assurde per farmi cambiare modello, ragazzi. E quindi mi terrei sostanzialmente il mio iPhone 13 Pro, che ancora va molto molto bene. Voglio sapere, come sempre, la vostra opinione, la voglio sapere qua sotto, raga, nel box dei commenti. E anche per quest'oggi da Guerz è tutto. Scusate se c'è vento nel video, scusatemi tanto, ma è un vlog, quindi di conseguenza si prende il bello e il brutto. Brutto sono io, come è brutto il vento. E noi ci vediamo, come sempre, prossimamente in un nuovo video. Ciao a tutti!